Bentornati a tutti ragazzi, io sono Jeff Jean e questo è The Last of Us, parte 2. Allora, andiamo a riprendere da dove abbiamo lasciato. Abbiamo ucciso i fanatici religiosi, iene, barra sarafiti, barra marmotte, qua sopra. E adesso riprendiamo la barca e prendiamo il nostro viaggio e andiamo a vedere dove ci porta. Stiamo seguendo sempre la ruota panoramica e la nostra direzione. Quindi... niente, saliamo sulla barca, abbiamo preso tutto, intanto c'è il temporale. Ok. E la via è di lì. Vediamo cosa ci aspetta ancora. Allora, di qua intanto è vero. Devo solo controllare se non ho lasciato per sbaglio qualcosa, ma... di qua non ci siamo ancora passati. Sì, siamo andati sopra. Ok, si poteva passare anche da qui e prenderli da dietro, ma non so come facevano a farsi vedere. Va bene, proseguiamo, vediamo. Un secondo, solo che controllo anche che funzioni tutto sull'altra pagina. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, commentare e condividere. Mia, che brutto posto. Ok. E di qua non si torna indietro, da quanto ho capito. No. Va bene, ci siamo. Certo, sarebbe troppo facile. Vero? Ok, parcheggiamo bene. Una brutta sensazione come sempre, questo gioco non regala belle sensazioni quando si entra in un luogo con tanto di lampi. Allora un attimo, ad armi come siamo messi? Diciamo che teniamo questa in mano. No. Come sempre ragazzi, devo prendere tutte le volte confidenza con i tasti. Vediamo se riusciamo a sentire qualcosa. No. Sembra abbastanza tranquillo. Guarda le macchinette, le caramelle. Vai. Allora, adesso... come facciamo? Prima sopra? Prima sotto? Di quanto rumore c'è, non riuscirò a capire niente se mi attaccano. Proviamo prima sotto, dai, un piano per volta. Mini bowling, biliardo, c'è di tutto. Vediamo se troviamo qualche materiale, qualcosa. Ok. Andiamo su. Cucina disabitata, sembrerebbe. Fiducia è sempre poca. Andiamo. Senti il suo. Perché deve mettere anche quelle musiche? Malefico. C'è nient'altro? No, cioè non c'era niente. No, le bottiglie. Sportelli no? No. Fai capire se è sopra. C'è movimento. No? Oh, questo ci sta però.
Accetto. Bottiglia, qualche altra schifezzuola? No. Vediamo solo se... No, non abbiamo ancora abbastanza pasticche per fare niente. Questo qui sarebbe comodo, eh? Anche, è tutto comodo. 50, oh! Trappole esplosive le ho usate. Cioè mi trovo bene, però le ho viste poco potenti, almeno contro quelli che spruzzano acido. Va bene, si va su. Credo di aver preso tutto. Ah no, stavo dimenticando questo. Cos'è? Sala giochi, notte horror. Perché? Perché pure questo? Perché? Maledetto. 100 ticket. Ah, si viene costruito. Vabbè, trofei speciali. Però 20 al 31, dal 20 al 31 ottobre. Voilà, in tasca. Ok. Ah, lì non è niente, no. Scatoletta. Però andiamo a vedere sopra. Così sembra libero. Però secondo me anche i fungini l'hanno letto. Cavolo, l'horror. Cosa sei morto? Cristo. Al volo, carichiamola. Cambia, no, è nuovo. Cioè, forse sì, è nuovo il nostro. Forse sono solo stato una cosa fra umani. Scambio di violenza fra umani. Guarda qua, tutti i videogiochi. Poi c'era la palla. Ok, possiamo toccarla. Qua. Ah, il basket, le moto. C'è un po' di tutto, bro. Bene. Sì, la prossima volta dovremmo averne abbastanza per fare qualche elaborazione, però vediamo un attimo i titoli, giusto per capire. Non ricordano niente. Il tavolo, bene. Allora, trofeo guadagnato, interventi sul campo. Ah, qui per ballare. Ah, questo è quello del DLC, forse? Possibile? Era questo il cabinato del DLC? Oh, forse mi sbaglio, no? Non mi ricordo male. Allora, scusate un secondo, prima di fare qualsiasi cosa, di qua non si passa, quindi siamo saliti dalle scale su di lì e ci vuole mandare di là. Ok, però prima di fare qualsiasi intervento, vediamo qua. Sperando che non ci attaccano di nuovo alle spalle. Allora, cadenza di tiro non sarebbe cattivo, questo cosa ci manca invece è stabilità. Telemetro. Cadenza di tiro. Stabilità. Facciamo la stabilità di questa.
anche se quello di precisione, però è più facile da gestire. Allora, riduce il rinculo, aumenta la stabilità. Ok, crea. Vediamo che gli combina. Un altro trofeo, meccanica bellica. Ok, bella. Ma già che la ricarica tutte le volte. Va bene, pompa in mano e proseguiamo. Due trofei al volo così? Ah no, vedevo luccicare, era solo il macete. Vediamo. Dino Escape Crash. Allora, ascoltiamo. Sembra tranquilla la zona. Sembra. Vabbè, andiamo. Io non proprio qui ci abbiamo da mangiare adesso, anche tanto non ci serve, speriamo che non ci serva. Perché questa musica tesa con sti cavolo di tuoni che mi fanno saltare sulla sedia poi. Un rinfresco, qualcosa comunque, vabbè, per la festa chiaramente. Non ho ancora capito dove vuoi farvelo portare, però. Ah, là sopra, vero? È chiuso. Controlliamo prima. Infatti. Ok. Andiamo. Dove cavolo siamo finiti? No! Questo? Mamma mia, mangia colpi lui. Ok. Carica. Prepara. Prepara subito. Duro, eh? Mamma mia. Meno male che i materiali non ci mancano, per fortuna. Tu stavi venendo rosicchiato. Ehi. Un suono ancora. Oh, il nostro secondo blobberone, eh? Dove risiede lui ci sono grandi funghi. Una vera e propria. Non ho capito se l'è presa con qualsiasi cosa sia sceso giù. Adesso c'è. È stato lui? Vabbè, guardiamoci un attimo intorno. Tanto continuiamo a guardare i titoli dei videogiochi. Metal Slug, no, Metal. Vabbè. Scusate, allora continuiamo. Anche se la rana. Cos'è? Indica qualcosa. Sarà rimasto
Dove siete, rumori malefici? Allora, prima di... andiamo da lui. Guarda quanti brandelli. Questo è un po' brusto, la valle degli orti cotta questa, è un minestrone. Aspetta un po', minestrone... ah, non hai... aspettavo che mi davi qualcosa, però invece no. Qui è chiuso, speriamo che non arrivi niente. Allora, quanti corpi ci sono in giro? Uno. Il cicciotto. No, quello che veniva mangiato. Oh. Va bene, guardiamoci intorno. Aspetta, che non ce ne sia qualcuno incollato al muro. No. Ah, bene. Non c'è nient'altro. Questa è carica. No, teniamo in mano questo, mi dà più sicurezza. Cavolo, se ci danneggia, anche solo col gas quello. Ok, un po' di vita l'abbiamo ripresa. Vediamo un attimo qua. Niente. Ah, e dall'altra parte c'è qualcosa. Ok, va bene. Questo si apre. Speriamo che sia l'unico, eh. Bene. Non so se... aspetta che vi dico, facciamo così. Mettilo. Usalo. Ok. No, fucile. E raccogli. E qua non c'è niente dentro, no? Guardiamo che magari in qualche vetrinetta hanno nascosto. Senti sti suoni, perché mi devi far saltare così sulla sedia? Per adesso è solo il cuore a saltarmi in gola, però. Va bene. Abbiamo visto tutto, tranne il fatto... no, vabbè, c'era una porta? No. Ok. Qua chiuse, via, è questa la nostra via, anche se forse in alto da qualche parte, fammi vedere un attimo anche. No, altri passaggi non ce ne sono, proviamo da lì. Forse potevamo darci anche alla fuga. Sembra tranquillo. A parte che ogni tanto appunto non li sente. No, non c'è niente. Un flauto. Vabbè, vai. Non fate i furbi. Ok. Recuperiamo tutto quello che si poteva recuperare. Vediamo la carta. Vabbè, dai. È umano, sembra almeno. Sembra più uno dei più umani che abbiamo trovato. Pupazzi, cose. Il mondo doveva andare in malora proprio nel periodo di Halloween. Sembra tranquillo. Sembra. Anche prima lo sembrava. Va bene, andiamo. Ok, mangiare anche qua, che adesso tanto non ci serve, no? No. Meno male che c'è.
qua. Cose alcoliche, no, niente. Sì, no, a parte che sono gli stracci che ci mancano principalmente, però basta, eh. Maledetti schifidi. Probabilmente ci insegue se scappiamo, possibile? È probabile. Qua sopra sembra tranquillo. Meglio muoversi a piccoli passi. Altro rumore. Guarda che posto. E poi in pieno temporale. Ah, ho visto le pasticchette, adesso ci arrendiamo. Ok, iniziamo con questa zona. Sembra tutto regolare. Allora, vai da pasticchetta. Ah, anche quello subito. Poi è straccio, sì. Quanto ci manca? Poco. Vabbè, passiamo di qua. Facciamola così. Poi. Allora, siamo sprofondati? È probabile, aspetta, prima andiamo a vedere di qua. Ah, da questo lato. Ok, la barca. Ah, questo lo possiamo togliere. Facciamo così. Era un bel casino, però. Di là non c'è nessuno che ci aspetta. No, però dobbiamo esplorare ancora tutta questa zona. Schifido. Ma vabbè, non credo ci sia nessuno, perché a sto punto sarebbero saltati fuori. Abbiamo fatto di tutto lì sotto. Almeno credo. No. Ma c'è funghi dappertutto, non promette per niente bene. Solo che non ce ne siano incollati al muro. Niente. Cavolo, se non mi riesco a fidare. Il bello della blind è proprio quella. Ok, materiali. Poi dopo è vero che è enorme, riesce a sorprenderti ancora, basta che ti dimentichi qualcosa, cosa che a me risulta molto facile dimenticare, però. Ok, va bene, abbiamo preso tutto, via. Allora, abbiamo liberato la via, adesso cerchiamo solo di capire dove si passa, o si salta giù o si passa di qua. Troppo alto forse. Passiamo di qua. No, no, devo saltare giù. Bene. Ah,
Ebbene, tutto ciò che finisce bene. Male che resta su. Ok, barca, proseguiamo. Mamma mia, che brutto posto. Ci sono quasi. Eccola laggiù la ruota panoramica. Però, a parte queste onde, è che mi perdo qualcosa dall'altro lato? No, non credo. Giusto un po' mossa l'acqua. Guardate che riesce a frenare nelle cascate. Quindi ci dovrebbe essere abbastanza semplice guidare qua sopra. Ah, per me no, chiaramente. Qui c'era qualcosa? No. Si va. Basta, mo arrivano di nuovo quelle che fischiano. Potrebbe essere, guarda là, c'è roba appesa. Aspetta. Ah, infatti non ci vedevo niente, no. Andiamo, ok, qui era tutto dritto, però vabbè, non sapendo la strada, cioè non conoscendo il posto, magari abbiamo qualcosina di utile. Mare aperto? Ah, io andrei, guarda, mamma mia, con questo barchino. Quella è la nostra destinazione, vero? Cavolo! Figurati! Tutto con lo zaino però. Dai che ci siamo quasi. Vai, vai, vai. Terra ferma. Guarda, forza e coraggio, lo dice pure lei. Allora, il coraggio stamattina è molto poco. Vediamo un po'. Che cavolo è una bomba? No, una boa. Va bene. Aspetta un po'. Niente. Qui praticamente c'è una nave incastrata che ha fatto l'isolotto. La via sembra quella. No, ho spento la luce, non volevo. La via sembra questa qua. Però non sento niente. Vabbè, andiamo. I fungini vicino al mare magari non dovrebbero vivere essendoci il sale. Che non si capisce, magari è un grosso lago, io sto parlando di mare. Però sono particolari, questi funghetti. Ok. Dai, comunque abbiamo appena combattuto un merderone adesso, quindi
Dovrebbe essere che c'è. Ce la siamo cavata abbastanza bene. Nonostante mi colpisce sempre con l'acido. Vabbè, di qua. Va bene, dai, andiamo verso la ruota panoramica. Dobbiamo fermarci a giocare un po' con questi, no? Dai. Ok. Abby, dove sei? Ah, è vero che stiamo cercando lei, va bene, però ormai me l'ho completamente dimenticato. Cerchiamo di capire qua. Chiusa. Bloccata, però magari si può entrare in qualche maniera. Cerchiamo di guardarci bene un attimo attorno. Qua sotto non si scende. Ma ci può essere però. Vabbè, proviamo di qua. Aspetta. Subito. Allora, intanto questo lo abbiamo, questo è da fare, queste sono carte, no, ne manca una. Però prima questo, ok. Ah, ok, la nostra via è, no, di là. Di qua. Prima la porta, allora, vediamo. Anche quella qua non ci posso salire, arrampicarmi, no? Niente, allora l'unica via è quel buco lì, credo. Sì, per essere certi, solo devo passare sempre in strade diverse così vedo se c'è altra roba. Aspetta, cosa c'era qua? Ah no, solo lo scivolo. Va bene, vediamo che. Uno. Però mi incuriosisce che ci sono le strade bloccate là, potrebbe essere utile trovare qualche posto. Rumori? No. Ok. Di qua. E vabbè, siamo sopra, vediamo un attimo cosa c'è qua. Niente, abbiamo solo il passaggio per forse entrare lì. Proviamo. Non è questo. Ah, è qua, è obbligato. Ci sono. Vai. Sento niente. Ok, luci, materiale. Che culo che si mantiene, tra l'altro, questo nastro. Il mio non dura niente. Quello nella realtà, però. Ok. Ah, siamo nell'acquario. Ok, proprio dentro. Poi ci volevo capire, iniziamo di qua. Ah, questa è la via, va bene. Ah, non si può aprire. Questa è chiusa. Sa che non si può visitare quella zona. Mamma mia, che quello di pesci saranno morti. Ah, sono vasche vuote, difatti. Li sono mangiati. Niente. Di qua allora. Almeno aspetta, aspetta che magari ho dimenticato qualche dettaglio, tipo arrampicati in alto.
No. Va bene. Vediamo dove vuole farci arrivare. Cioè, cosa ci vuol far fare questa... Dove cavolo si passa? Da sopra? Probabile. Ok, oltre a questa cosa sembra tutto tranquillo. Qui non sale. Si sale di... Ah, eccolo lì. Infatti non l'avevo notato subito. Andiamo. Ok. Vai. Non è che c'è ancora qualche merder enorme, eh? No. Sembrerebbe di no. O qualche nuovo tipo di pesce fungo. Geneticamente fungato. Allora, ok. Questa subito. Anche se qua nell'acqua. No, no, tutte le volte gliela faccio accendere. Ah, è vero, qua esternamente non c'è niente. Andiamo. Sembra tranquillo. Sembra, ma anche prima, ve lo dico sempre. E questa zona forse dove li allevavano, dove li davano da mangiare. Oh. Una raffineria di droga nascosta dietro l'acquario. Non saranno state pompe, filtri, boh. Scaldavano l'acqua dove la regolavano. Dei mini fungini. Bambini fungini non ce n'è però, eh. Ah sì, va bene, il primo c'è uno che si trasforma. È il nostro amico, però in giro non ce n'è tanti. Aspetta un po'. Prima di essere fungato. No, ok. No, non volevo farlo alzare. Cos'è? Capito, capito, però... Sembra tranquillo, perché mi dici... cambiare spalla. Ok, sì sì, ma lo sapevo già, me l'hai già detto forse. Io parlo con l'intelligenza del gioco. Stiamo andando. Allora, siamo nella vasca, spero di non dei piranha. Ah, ok, ho visto la scala. Sembra tranquillo. Va bene. Cerchiamo solo di capire se c'è qualcuno che ci vuole fare l'agguato, no? Qua sotto c'è qualcosa. Prima guardiamo qua sopra però. Porta probabilmente sbarrata dall'edera. Materiali, bene. Cosa vuoi farmi fare? Facciamo anche questo. È meglio avere tutto disponibile. Allora, poi... Ah, di qua non si passa, vero? No. C'è niente. Ok, si scende allora. Guardate che devo guardare ogni tanto anche l'altro schermo che mi dimentico. Sono presissimo quando faccio le blind. Ma soprattutto di titoli così che mi piacciono. Parecchio più che altro. Basta, eh? I merderoni. No, ok. Di qua non si va. Paura, mi hanno fatto le tute anche. Fa paura tutto stamattina, come vai? Vabbè, poteva farci comodo prima.
Ok. Qui c'è una via. Materiali. Bombole. E armadietta. Bene. Stecchetta. Ok, andiamo. Che non ho in mano sto fucile, mannaggia. Deve togliercelo. Ah, aspetta un po', perché no, sembra regolare. Dove cazzo sei? Si sta stancando anche lei a scavare qua e là. E che con sta luce abbiamo giusto un po', ci segnaliamo continuamente dove ci troviamo. Allora, vediamo un po'. C'è niente, indizi, cose. No. Ok, si va. Merda. Che passaggio. Deve esserci un modo. No. Ah, non è questo. Aspetta un po'. Bloccata. Cioè, mi sto perdendo qualcosa, vero? Come prima. Ah, guardalo lì, meno male. È stato il lampo a farmelo notare. Vai su. No. Speriamo di non trovare qualche merder anche qua dentro, nascosto. Che posto brutto. Qui siamo sempre dal lato, ok. Ok. Andiamo, no. Perché? Me lo fai sempre nei momenti peggiori. Di nuovo. Gesù. Al culo. E tra l'altro mi dispiace pure. Alla fine i cani fanno solo il loro lavoro. Stupido Flanders. Perché non mi scagliano Flanders addosso? Sarebbe meglio. Però allora, aspetta un attimo. Ok. Tu non avevi armi addosso. Materiali, wow. Diciamo che non mancano. Aspetta che non ho guardato bene. Beh. Questa è quella bloccata. Esplosivo. Allora, intanto, vabbè, non ci serve niente. Però abbiamo tutto il necessario per ora. Il nostro fucile, questo è da ricaricare. Per adesso teniamolo così. A cosa? C'è nessuno di nuovo? No. Guardate un attimo che sta facendo un attimo di capriccino la pagina. Cos'è? Dio. Cosa è successo qui? Qualcuno sta facendo cose schifide, eh? Aspetta un po', perché ti sei messo in mano questa? Quindi tutto. Diciamo che noi non sentiamo bene, ma non sentono neanche, almeno credo. Porta. Anche gli altri dovrebbero avere problemi a sentirci con questo rumore di fondo del temporale. Ah. Sembra tranquillo, cioè. Basta dirlo. Oh, siete parecchi. Il cane.
Fai attenzione. Ok. Qualcuno era luminoso, era luce. Cosa si è segnata? Aspetta un po'. Perché siamo sempre sotto la pioggia, cavolo? Allora, a parte sto diario sarà una cosa, una spugna. No. No, no, non volevo. Vabbè. Via, via, togli tutto. Cos'è che luccicava per terra? Ah, quello. Ancora? Strano, eh? Vabbè. Di qua? Coccata. Ok, non c'è nient'altro, almeno credo. Anche indizi. Mangiare se lo sono già rapinato. Allora, abbiamo quella strada di lì. Poi arriviamo da lì. Andiamo a vedere anche di qua. Cosa c'era? No, non c'era nient'altro. No, no, no. Aspetta, forse qua non sono venuto a curiosare. Difatti però non ci serviva lo stesso. Buono, sappiamo che almeno c'è. Qua? Ho visto luccicare. Nah. Vediamo. Bloccata anche questa, allora abbiamo una sola via. Ok. Aspetta che ringhia così, voglio vederla. La faccetta arrabbiata. Ok. Basta, eh. Ah. Questo è bloccato. Ah, c'è un modo per andare forse nella stanza. Probabile, eh. No, va sopra. Fammi solo essere certo. No. Ok, proseguiamo. Guardavo il condotto d'aerazione se ci sarebbe. C'è qualcuno, sento le voci. Sì, c'è qualcuno. Ok, vediamo che succede. Nessuno torna vivo da quell'isola. Quante volte ha rischiato la vita per te? È la sua scelta, io non ci vado, cazzo. Allora resta. Torna indietro. Fanculo, Owen. Mani in alto. Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dov'è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete vivi, mi interessa lei. Cazzate. Tu. Vieni qui. Muovi il culo, cazzo! Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo! Possiamo parlare. Non ti avvicinare! Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! Al culo. No, ci serviva viva però. Dimmi dov'è. Dove cazzo è?
No, così abbiamo fatto tutto sto... Oh, adesso siamo senza indizi. Era pure incinta, cazzo. Tommy, grande. Forza, andiamo. Andiamo. Che spettacolo. Spietato sto gioco, bellissimo. È spietata. Adesso non sappiamo dov'è Abby, però magari Toby sa qualcosa, vediamo che ci dice. Ah, ok, abbiamo di nuovo il comando. Va bene. Guardiamoci un attimo intorno. Siamo nella sala, nei camerini, via. Non ho l'udito super potente. E allora rimaniamo con la suspense. Diciamo così. Andremo a parlare con Toby nella prossima puntata. Andiamo a vedere cosa ci avrà da raccontare. E ragazzi, comunque è spettacolare, eh? Di nuovo il boomerone da abbiamo incontrato. In più, tremendi, tremendi quegli affari lì. Cavolo di Valle degli Ortici addosso che ci tira, acida. Comunque, tolto quello, adesso abbiamo trovato Tommy, spettacolo. È un po' combinato male, quindi dovremmo scoprire cosa è successo. Però abbiamo perso completamente gli indizi su Abby. Sappiamo che su un'isola, forse, sembravano parlare di quello. E l'hanno data già per morta, quindi vai a capire. Magari sono gli altri quelli che fischiano. E quindi, boh, non lo so. Quindi, ragazzi, alla prossima e grazie di essere rimasti con me. Ciao a tutti!